Nello sportello del cittadino ci stiamo dedicando all'ottavo decreto Salva Ilva e Ammazza Taranto. Siamo in compagnia di Aurelio Rebuzzi, il quale ha perso il proprio figliolo Alessandro, morto a soli 16 anni a causa delle polveri sottili. Scientificamente provato il decesso da un punto di vista proprio clinico. Rebuzzi, Renzi ha dichiarato: continuiamo a dare priorità al salvataggio dei posti di lavoro in tutta Italia, da Monfalcone a Taranto fino all'intero casertano, ha detto in un tweet il premier Matteo Renzi. Passo dopo passo, un mattone alla volta, non solo salvataggio di aziende, ma anche costruzione di futuro. Avanti tutta, è la volta buona. Rebuzzi, penso che lei sentirà suo figlio ucciso per l'ottava volta, perché Renzi ride e sorride e tanta gente come suo figlio passa all'altro mondo, all'interno e all'esterno dello stabilimento. Alessandro, sono le parole di Alessandro. Chi butta la propria vita non è degno di essere ricordato. Vorrei dire queste parole a Renzi, perché Renzi, approvando l'ottavo decreto, significa che ci manda al macello. Io dico, tarantini, svegliamoci, tutti quanti abbiamo dei figli, aiutiamo i nostri figli a superare queste parole che uccidono già le parole di Renzi. Lottiamo tutti quanti, muoviamoci e andiamo a Roma a manifestare tutti quanti, perché non è possibile perdere un figlio. Io e mia moglie siamo orfani, non abbiamo più nessuno, non abbiamo più Alessandro che ci incoraggiava a vivere. Non ci sono parole per commentare questo dolore. Caro Renzi, tu sei un padre, ma ti rendi conto di quello che hai deciso per Taranto?